È la 34esima giornata al Serenella Baglioni di Città della Pieve, orizzonti temporali agli antipodi, i locali vogliono i tre punti per il miglior piazzamento playoff, il terzo posto è ancora a portata di mano dopo una stagione saltante. Gli ospiti invece sono già proiettati al futuro dopo una stagione di alti e bassi, di discontinuità che ha tagliato fuori dai giochi che contano gli uomini di Grilli troppo presto. È Pievese Castel del Piano, The Last Dance. Prima del fischio d'inizio è stato premiato Gianluca Canuti, capitano di mille battaglie nel Biceleste, 30 anni, sempre con la stessa maglia addosso. Saravalle rinuncia ai diffidati Aquilini, Buonomine e Montagnoli in ottica playoff. centrocampo è giovane con Barcoccioni e Possieri ai lati di Nico Saravalle e attacco esperto con Don Garraffa, Rucco e Fiorindi. Grilli deve rinunciare al fantasista De Pretis, a giostrare ai lati di Menichini c'è cioè Timbri e Isenai. Le motivazioni locali fanno tutta la differenza del mondo. Al decimo è già in vantaggio l'Albiceleste. Angolo di Don Garra sul secondo palo il più lesto è Fanfano. 1-0. Al ventottesimo pronta risposta degli ospiti. Dormita della retroguardia pievese, cross del numero 10 Senai e testata di lavoratori incredibilmente a lato da buona posizione. Al trentesimo allora eh, passata la paura, accelerata di Fiorindi che ricapita... Un cioccolatino a Don garrà sul secondo palo, il tiro del numero 10 però trova solo l'esterno della rete. Al 36esimo Possieri apre per Don garrà cross dentro che trova il 2005 Bartoccioni che mette dentro dopo un movimento da consumato attaccante. È il 17 al bicelesti in rete, una vera cooperativa del gol gli uomini di Luca Saravalle. Al 38 poi ci prova ancora la Pievese con Possieri, ma il tiro della distanza finisce sul fondo. Si va così alla ripresa, terzo minuto. Isenai entra in area e lascia partire un tiro. La deviazione della retroguardia albiceleste è provvidenziale. Al ventesimo, azione sul velluto, Belardinelli, Don Garra, ancora Belardinelli. La testata di quest'ultimo, però, finisce alta di pochissimo. Al ventiquattresimo, tiro del numero 10 Senai, Villani risponde attentamente. È il ventisettesimo, poi quando Don Gallarà pennella l'ennesima punizione sul quale si avventa Belardinelli. Non però con la coordinazione giusta, e la palla finisce sul fondo. Al trentaseiesimo, scambio da corner. Fiorindi, Sauta, ancora Fiorindi. Il fantasista Biceleste trova però la risposta di Taddei in corner. È il quarantatreesimo quando la pievese chiude i conti. Belardinelli raccoglie in area, converge sul destro e lascia partire un tiro che toglie praticamente la ragnatera all'incrocio, è 3-0 e partita chiusa, c'è solo il tempo nel recupero per il tiro di Senaire spinto da Villani che nell'occasione si infortuna. i cambi sono finiti, entra in porta il centrocampista Nico Saravalle, però non succede più nulla, finisce così 3-0 al Serenella Baioni, la Pievese chiude al quarto posto per il Castel del Piano, invece è già futuro. Siamo qui con Leonardo Fanfano, difensore della, della Pievese che oggi è andato anche in gol per l'1-0. Diciamo È stata una stagione eh, esaltante perché eh, l'obiettivo era quello di migliorare, quarto posto raggiunto, playoff raggiunti. Eh, oggi è arrivata una, anche una vittoria per 3-0. Eh, come reputi questa stagione e la partita con la Pietralunghese che andremo ad affrontare domenica per i playoff? Ma sicuramente chiudiamo in bellezza un campionato alla grande fatto con sacrifici dall'inizio e ci eravamo prefissati di, di migliorare quello che avevamo fatto l'anno scorso. Siamo entrati nei playoff, adesso da, da martedì ci prepariamo per questa partita. Sicuramente loro avranno il vantaggio della classifica, però noi andremo lì per fare il risultato e per provare a passare il turno e andare in finale. Ah, siamo qui con mister Luca Grilli del Castel del Piano, ah, questa era una partita che aveva poco da chiedere per la classifica, però forse era anche importante per, per eh, programmare il futuro. Quanto è grande il rammarico di essere stati tagliati fuori forse un po' troppo presto da, dalla lotta de, al vertice, ai playoff, alle posizioni che contano? Ma eh, allora, nel senso, dispiace, per, eh, ma ci abbiamo provato, però siamo arrivati anche in finale di Coppa Italia. Purtroppo oh, ci sono tante cose da sistemare a Castel del Piano, dal punto di vista di. abbiamo parlato anche con, con Timbri. Eh, diciamo che questo era un mio inserimento per mettere le basi per il prossimo anno. Quindi eh, quello che veniva quest'anno dovevamo provarci, però eh, credo che la squadra poi abbia sempre dimostrato anche oggi, pur perdendo 3-0, che è il risultato credo. Abbastanza pesante, ma alquanto bugiardo, nel senso che non che la vittoria del, della PVS non sia legittima, anzi. Però abbiamo tenuto parecchio possesso palla, abbiamo fatto gioco, abbiamo creato, considerando che oggi cioè noi sono diverse partite e anche prima sono mancati giocatori importanti. Purtroppo eh, De Pretis, Urbani, eh, Mancinelli, Capitano, che è entrato alla fine, ma eh, sono giocatori importanti dentro questa squadra.